Bentornati a un nuovo unboxing targato Super Sport. Oggi andremo ad aprire due scarpe che stanno ottenendo grande successo. Una fa parte della collezione Nike, dove zio Michele ha già fatto un video, e le altre due fanno parte della collezione Vans. Siamo negli Stati Uniti, quanto Vans e Nike sono due aziende americane, nello specifico Nike dell'Oregon e Vans californiana. Andiamo a vedere cosa c'è. Partiamo da Vans. Questa è una delle scarpe di Vans più vendute in Italia e nel mondo. Una scarpa di tendenza, una scarpa che ha rilanciato il marchio Vans. Stiamo parlando della famigerata Old School. Una scarpa da skate, lo si può vedere molto bene dalla suola, che è leggermente più alta e leggermente più dura rispetto alle altre suole. Una suola completamente in gomma. Quindi abbiamo il camoscio sulla punta. Sul laterale invece abbiamo la pelle, che va proprio a creare questa onda che caratterizza Vans, le scarpe di Vans. Una scarpa che ha un rinforzo sul tallone, perché proprio è studiata per essere da skate, quindi una scarpa abbastanza pratica e abbastanza interessante. Una scarpa che va bene per qualsiasi tipo di evento e una scarpa che sta piacendo molto. Ecco poi la Vans Old School. Restiamo sempre in California, sempre in casa Vans, e andiamo a vedere l'alter ego di questa scarpa, la gemella diversa, e stiamo parlando della Skate. Skate è praticamente la old school versione alta. La Skate High è praticamente la gemella della old school, quindi sono scarpe molto molto simili. Ma una è a collo basso e quest'altra è a collo alto. Una scarpa che ha cambiato un po' quello che è il mondo skate, dato che è stata una delle prime scarpe a collo più alto, quindi per dare una certa resistenza, una certa aderenza alla caviglia degli skater. Una scarpa che sta ottenendo grande successo perché lo streetwear è diventato di gran moda, quindi tutte le case di streetwear stanno aumentando quelle che le vendite. Una scarpa che piace ai ragazzi, ai teenagers e alle persone più adulte, soprattutto nella colorazione nera, che è un colore più neutro che può essere utilizzato sotto diversi outfit. Questa è la Vans Skate. Passiamo dalle scarpe che sono amate dai teenagers alla scarpa più amata dai genitori americani, nello specifico dai padri americani. Ci muoviamo, non siamo più in California, siamo nell'Oregon, siamo in casa Nike. E stiamo parlando della Air Monarch 4. La Air Monarch, più comunemente conosciuta come Daddy's Shoes, quindi la scarpa del papà, è una delle scarpe più economiche di Nike. Una scarpa che esce al pubblico a 55 euro, tutta in pelle, con sistema di ammortizzatore Air, non visibile, e un rialzo sulla suola. Quindi una scarpa per il classico genitore americano che cerca qualcosa di pratico, abbastanza leggero, molto economico e versatile, che può essere utilizzato in più eventi. Questa scarpa negli ultimi anni ha ricevuto molti consensi e soprattutto ultimamente ha visto anche una sua evoluzione, la M2K Techno, che è una scarpa che riprende quella che è la Monarch, solo che viene vista in chiave più di tendenza, quindi non è proprio la scarpa da genitore americano. Questo è tutto da parte nostra, questi sono gli ultimi arrivi in casa Super Sport. Continuate a seguirci, perché nelle prossime settimane vi mostreremo quelle che sono le altre novità targate Super Sport. Grazie mille e ci vediamo alla prossima puntata. Perfetto, anche questo unboxing è fatto. Vi invito a lasciarci un commento con la vostra opinione su cosa possiamo migliorare e se vi è piaciuto questo unboxing. E ci vediamo alla prossima puntata. Non dimenticate di registrarvi sul nostro canale. Grazie mille.